Ci troviamo nella clinica odontoiatrica dell'Università di Milano, nella unità di chirurgia maxillofaciale e odontostomatologia, diretta dal professor Gianni, e ci troviamo specificatamente nel reparto dedicato alla riabilitazione implantare per le denturie e l'atrofia mascellari. Un reparto che nasce nel 1998 per volere dell'allora direttore professor Santoro, che delegò a me l'inaugurazione di questo reparto. Sono passati 17 anni, sono stati anni di grande impegno in cui abbiamo trattato ampie fasce di popolazioni affette da una serie di problemi di edentulie totali o parziali, e con lo scopo sempre di poter offrire ad una maggior parte di popolazione la possibilità di avere delle riabilitazioni protesiche che sia da un punto di vista della funzione masticatoria che anche dell'estetica fossero sempre al massimo dei livelli e al pari con gli sviluppi della tecnologia in campo odontoiatrico. Attualmente ci sono molte novità in campo odontoiatrico, non soltanto dal punto di vista chirurgico, ma anche dal punto di vista protesico. Una delle novità sicuramente più importanti è quella della rigenerazione ossea, quindi la possibilità di posizionare impianti anche nelle situazioni nelle quali il quantitativo di osso a disposizione non è sufficiente, e quindi con l'utilizzo sia di tecniche chirurgiche di innesto di osso e di alcuni materiali di innovazione è possibile ricostruire completamente un'anatomia della cresta ossea che sia compatibile poi con il posizionamento degli impianti. E oggi, in particolar modo, abbiamo la possibilità anche per alcuni casi selezionati, quindi in presenza di situazioni anatomiche ben precise, effettuare quella che si chiama l'implantologia computer guidata, cioè è possibile pianificare a computer in modo tridimensionale dove andranno posizionati gli impianti e poi, con delle guide chirurgiche che ci aiutano, posizionare gli impianti attraverso la gengiva senza dover effettuare alcun taglio. Questo in alcuni casi selezionati o per pazienti che hanno problematiche particolari è estremamente utile perché riduce il trauma chirurgico praticamente a zero. Il nostro centro di riferimento ha una lunga tradizione in campo di ricostruzioni implantologiche. Ha curato migliaia di pazienti, è costituito da un pool di medici universitari e ospedalieri che hanno sempre portato avanti sia un discorso di assistenza clinica che di ricerca e quindi che si confronta sempre con la comunità scientifica internazionale proprio con lo scopo di poter dare al paziente sempre la prestazione il più adeguata possibile al progresso della tecnologia. E quindi direi che il fatto di avere delle prestazioni di alto livello in un ambiente ospedaliero assistito e ovviamente anche con dei costi che sono sensibilmente contratti rispetto a quelli che possono essere presenti in una struttura privata, beh, devo dire che possa essere un grosso vantaggio per i pazienti, soprattutto per coloro che hanno delle situazioni sistemiche, piuttosto delicate o che hanno dei problemi di fobia particolare. Per cui si trovano a lavorare in un ambiente che fornisce a loro tutto il contorno necessario per un trattamento adeguato, sia da un punto di vista clinico che anche da un punto di vista psicologico. Il modo per accedere al servizio di implantologia è abbastanza semplice. Esiste un numero, che è il centro unico di prenotazione al quale il paziente accede per avere una visita odontoiatrica e il medico di accettazione, qualora ravvisi la necessità o la possibilità di avere una riabilitazione su impianti, indica direttamente il reparto e invia il paziente per una visita specialistica che viene effettuata dal caporeparto, settimanalmente, e da quel momento, quando il paziente viene accettato, vuol dire che le condizioni sistemiche e i locali lo consentono, quando il paziente ha accettato il tipo di trattamento e gli è stato presentato anche un preventivo di tipo economico, il paziente entra subito in trattamento. Quindi da quel momento il paziente è nelle condizioni di poter essere seguito sia da un punto di vista chirurgico che da un punto di vista successivamente protesico.